Amici di Rete 55, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale, come sempre ogni venerdì dagli schermi del canale 16 del digitale terrestre di Rete 55, ma poi la cosa bella è che se uno perde quell'appuntamento la può rivedere sui nostri canali social, Rete 50, bianco-blu Rete 55. Buonasera ad Andrea Macchi. Buonasera. Alessandro Bianchi. Buonasera a tutti. E naturalmente il nostro statistico Andrea Scalvi. Buonasera a tutti. Eccoci, siamo in un momento un po' particolare perché si stanno decidendo tante cose e vabbè, parliamo sempre di una cosa e poi veniamo smentiti due giorni dopo perché questa è l'Italia, no? E quindi direi che però ci divertiamo a vedere le cose. Oggi abbiamo tante belle cose strane da raccontarvi, ma partiamo con il Tigrottino perché è uscito settimana scorsa online il Tigrottino. E a chi meglio del direttore ce ne può parlare? A te. Grazie. Sì, è uscito l'ultimo numero che ha chiuso questa stagione per quanto riguarda il Tigrottino, solo in formato digitale, non in formato cartaceo. Per questa edizione finale abbiamo deciso qualcosa di insolito, di dare voce a tutte le anime del tifo. Tutti i club organizzati, piuttosto che tutte le associazioni che seguono la Pro Patria, hanno fatto il loro pezzo, hanno detto la loro, hanno raccontato qualcosa che li ha appassionati. Ne è nato davvero un bel numero ricchissimo di contenuti, di 12 pagine, quindi addirittura più del solito, c'è davvero tutto. E anche la nostra pagina è la pagina dedicata alla trasmissione bianco-blu e il Tigrottino online è reperibile con una bellissima copertina storica, tra l'altro. È reperibile online sul sito del Pro Patria Club ed è stato condiviso da tantissime persone anche su Facebook, tantissime persone legate al club. Esatto, molto bello, e poi così abbiamo anche scoperto come è nata questa trasmissione. Esatto. Quasi per caso, perché è nata in una maniera direi bella e divertente. Bene. Assolutamente. Allora, adesso parliamo un attimino di quello che è stato invece un articolo che ci ha fatto molto piacere nella giornata di domenica, uscito sul Tutto Sport. Tutto Sport, giornale chiaramente a livello nazionale, un due pagine direi molto importanti, molto belle, dove c'è stata l'intervista alla nostra Patrizia Testa, la nostra presidentessa, e che ha spiegato bene tante modalità, tante sfaccettature di quando lei è diventata presidente, come è entrata in società, cioè che lei è sempre stata una tifosissima, siamo tutti qua, tutti lo sappiamo, però come è riuscita a entrare un attimino nel mondo bianco-blu quando la situazione era un po' delicata perché non c'era neanche ovviamente la possibilità di iscriversi, lei quell'anno ha pensato bene di entrare in questo mondo e noi diciamo per fortuna. Ecco, chi volesse poi ha perso magari la possibilità perché non ha letto Tutto Sport, che noi possiamo mettere il link, o forse l'abbiamo già messo, anche sulla nostra pagina Facebook dell'intervista, e uno se lo può andare a rileggere perché è veramente una bella intervista, ecco, a 360 gradi. La cosa bella è che ha svelato che l'anno prossimo non c'è problema per la Pro Patria, giusto Andrea? Sì, non c'è problema, è una delle società virtuose della Serie C, la Pro Patria. Tutto questo è merito solo ed esclusivamente di Patrizia Testa. E la situazione è molto fluida per le altre, tante altre società. C'è chi però, come la Pro Patria, ha un progetto ambizioso come l'Albino Leffe, che addirittura in queste settimane sta completando lo stadio di proprietà a Zanica, e nelle ultime settimane è stato già montato l'impianto di illuminazione, quindi l'anno prossimo Albino Leffe giocherà in uno stadio proprietà. Non è una cosa scontata quando ci sono in Serie C delle squadre che fanno fatica a garantire iscrizioni e stipendi, sono società che si fanno anche lo stadio, quindi forse non è un problema di riforme ma un problema di serietà. È quello che poi, riagganciandomi un attimo all'intervista sul Tutto Sport, diceva poi Patrizia Testa. Una bella cosa era: non si deve dare la DASPO soltanto agli ultras quando fanno dei disastri, ma la si deve dare anche ai presidenti che passano da una società all'altra come se niente fosse, facendo danni per le squadre dove passano, e noi ne sappiamo qualcosa. E soprattutto appunto qualcosa di serio, perché non è possibile vedere chi ha venduto partite oppure fatto qualcosa di serio ancora in azione 3 anni dopo.
Questo è il vero handicap della Lega Pro o Serie C, che dir si voglia. Perfetto, andiamo oltre, passiamo al prossimo argomento che è interessante, visto il nostro Andrea ci ha preparato una slide incredibile. Sì, perché negli ultimi giorni è emersa questa possibilità, nel senso che la Lega di Serie A e la Lega di Serie B, nel caso in cui il campionato si bloccasse, utilizzano per un algoritmo per stabilire la classifica in modo tale da rendere tutte le squadre allo stesso livello di partite giocate e proiettandole per il futuro. Utilizzando questo algoritmo per il nostro girone, si può vedere che le posizioni rimangono inalterate, tranne in due casi. Vediamo il Novara e l'Albino Leffe, in cui il Novara guadagna di una posizione e viene messa al settimo posto e l'Albino Leffe all'ottavo. Ma soprattutto la Pro Patria. La Pro Patria avrebbe l'undicesima posizione davanti alla Pistoiese e al Como. E questo è particolarmente significativo perché nel caso in cui la Juventus Under 23 vincesse la finale di Coppa Italia contro la Ternana, libererebbe un posto e quindi potenzialmente per i playoff scalerebbero fino all'undicesimo posto. E quindi in questo caso la Pro Patria. Direi che l'ennesimo obiettivo centrato dalla Pro Patria di Patrizia Testa, di Turotti, di Javorcic, cioè 2 anni di fila ai playoff per la Serie B è comunque una cosa importante. Certo, partiti per salvarci, tra l'altro. Assolutamente sì, questo era abbastanza scritto dovunque. Perfetto. Posso precisare che non è ancora stato deciso niente. Assolutamente, certo. Layout per l'ultimo posto, c'è ancora una bagarre di indecisione per capire le modalità, perché lì sono anzi più drammatiche ancora rispetto ai playoff. Chiaro. Perfetto, allora adesso parliamo invece di una cosa molto bella e abbiamo anche un bel video che Alessandro ha prodotto e allora sì, lo vediamo e poi lo commentiamo. Ale, rientriamo in studio, a te il commento. Sì, abbiamo voluto celebrare così il secondo anniversario perché sono passati 3 giorni fa, erano esattamente 2 anni dalla ciliegina sulla torta di una stagione indimenticabile dopo il famosissimo testa a testa con il Rezzato vinto dalla Pro Patria, che ha vinto appunto il campionato di 2 anni fa di Serie D, Girone B, con un punto di distacco all'ultima giornata nei confronti dei rivali bresciani. Si giocava anche come ogni anno per le vincenti del girone, di tutti i gironi di Serie D, anche la Pool Scudetto. La Pro Patria si difese molto bene nella fase a gironi e nella Final Four tra semifinale e finale davvero non ce ne fu per nessuno, perché schiantò l'Albissola 4-0 in semifinale e appunto, come abbiamo visto nel video, il 2 giugno tantissimi tifosi bianco-blu invasero con un lungo viaggio San Giovanni Valdarno per vedere la finale contro la Vibonese. Fu una partita ben giocata da entrambe le squadre nonostante il caldo opprimente, e chi era appunto nel settore ospite se lo ricorda bene, con le reti di Sabato e Molnar la Pro riuscì ad avere la meglio, meritando, e ad alzare addirittura la Coppa, quindi a vincere tutto quello che si poteva vincere quell'anno, il campionato e lo scudetto della Serie D, che infatti ha portato poi l'anno successivo, cioè l'anno scorso, sul petto con grande orgoglio, stesso orgoglio di cui eravamo pieni noi quel giorno di 2 anni fa. Esattamente. Poi ne parleremo ancora di San Giovanni Valdarno. Esatto. Più tardi, tra poco perlomeno. Perfetto. Continuiamo con un ricordo a te, Andrea. Sì, proprio la giornata del 2 giugno ci ricorda un grandissimo tifoso
della Pro Patria, che è Gigi Salmerigo. Infatti purtroppo Gigi Salmerigo è venuto a mancare nel settembre di quell'anno, settembre 2018, però soprattutto la partita del 2 giugno abbiamo un ricordo particolare, perché è stata la sua ultima partita che della Pro Patria, e in modo particolare abbiamo fatto il viaggio assieme. Infatti Gigi con il suo pulmino ha portato me più tanti altri tifosi conosciuti nel mondo bianco-blu, ad esempio il Vanetti, la Cristina Castelli, Calloni, che è il presidente del Comitato dei Cent'anni, e tutti insieme siamo scesi a fare la trasferta a San Giovanni Valdarno. Quindi un ricordo particolare a Gigi, che ha potuto vivere la sua ultima partita della Pro Patria portando a casa lo scudetto. Grande soddisfazione e soprattutto grande persona, un grande ricordo. Vero. Perfetto. Adesso parliamo, Andrea, di una cosa molto bella. Io di quella gioiosa trasferta ho un ricordo bellissimo nel pranzo, perché come tutte le trasferte che voi fate e che si gira dovunque, c'è sempre, poi ci si collega a quello. E ci siamo fermati quella volta in una trattoria lì sulle colline, veramente speciale. Però te il ricordo di quella grande domenica. 2 giugno 2018, però è anche 2 giugno 2002, sempre a San Giovanni Valdarno, ironia della sorte, la Pro Patria andava a vincere la partita di andata della finale di playoff contro San Giovannese, 1-0, gol di Erba, vediamo la foto. Erba. Mi ricordo bene il gol sul rilancio di Cappelletti, sponda di testa dall'acqua e conclusione al volo di Erba da circa 30 metri. E pallone che ha toccato la traversa e poi si è infilato. Il portiere della San Giovannese era Tosti e si vede dalla foto non si è nemmeno mosso. Da Busto tantissima gente, era il preludio alla grande festa della settimana successiva, col ritorno della Pro Patria in C1 dopo 20 anni. Esattamente, e tra l'altro ne abbiamo già parlato qualche mese fa con Vender di quella partita, e non lo so se forse noi tifosi inconsciamente con la pareggio Novara, con la vittoria Novara, con i 2 gol di Dall'Acqua, se vi ricordate, l'abbiamo già commentato tante volte, forse eravamo già quasi proiettati, convinti più o meno di essere poi in C1, perché eravamo sicuri di essere superiori in quella partita, ecco, in quell'andata e ritorno. Poi con la vittoria a San Giovanni Valdarno direi che è stato tutto più semplice. Guarda, mi ricordo bene a Novara nella partita di ritorno della semifinale, quando non c'era internet così su internet, è arrivata la notizia che San Giovanese stava vincendo 3-0 ad Alessandria, ci siamo guardati e abbiamo detto siamo in C1. Sì, e tra l'altro non ci credevamo al momento, perché insomma l'Alessandria era uno squadrone. Non dimentichiamolo. Sì. Alessandro, lo so che tu ci guardi un po'. No, però ho studiato la storia, diciamo. Tra l'altro, in quella Pro Patria c'era Riccardo Colombo. Sì. Esatto. Un giovanissimo Riccardo Colombo. Esatto, incredibile, esatto. Coincidenza, esattamente a 16 anni di distanza, giorno esatto, le due incredibili gioie. Ma infatti, Mauro, noi quando siamo durante il viaggio per andare a San Giovanni Valdarno il 2 giugno della vittoria dello scudetto, sapevamo che era un segno del destino, non potevamo non vincerlo, perché lo stesso giorno, nello stesso campo, era proprio un segno del destino. Dai, sono quelle belle cose, quei bei ricordi che ci portiamo dietro, che una società come la Pro può chiaramente far raccontare a noi o a chiunque voglia comunque mandarci un messaggio, mandarci un video che ho registrato qualcosa dei suoi ricordi. Noi siamo sempre disponibili chiaramente a metterli, perché è una storia gloriosa e ripeto ancora una volta, come ben ha scritto anche nell'editoriale, adesso non ricordo chi, nell'intervista poi di Patrizia Testa, che ha fatto diversi anni in Serie A, in Serie B, a cavallo degli anni 60, eccetera, ma che però è una squadra chiaramente di grande blasone. E anche adesso in C ci stiamo facendo. Permettimi una precisazione, leggo in tanti articoli il blasone di tante squadre. Il blasone ce l'ha la Pro Patria, le altre squadre saranno delle squadre rappresentanti di città grandi,
ma è blasone, esatto, un'altra cosa. Ti riferisci a Taranto soprattutto tu, Andre. Taranto, ma ti potrei fare tanti esempi. Il discorso storico è il blasone, il discorso di rappresentare una città importante è un altro. Tanti quotidiani leggo squadre blasonate, non sono blasonate. Sì, certo, esattamente, sono squadre che hanno un bacino d'utenza decisamente maggiore, perché è logico, la città è grande, grossa, però il blasone te lo sei conquistato negli anni sul campo e con giocatori veri e persone vere che negli anni hanno dato chiaramente alla Pro tanto e sicuramente anche in maniera minore i ragazzi del giorno d'oggi ce lo stanno dando, portando in giro. Come diceva poi anche il mister, avere la possibilità di qualche giovane che si affaccia, che esce dal nostro settore giovanile, da Ghioldi, Molinari, tanto per citarne gli ultimi di questi periodi, direi che insomma è una bella soddisfazione, soprattutto per noi che tutti i giorni o quasi da Busto ci viviamo, ci passiamo, facciamo e ne parliamo sempre, direi bene. Vabbè Ale, vuoi dirci qualcosa se stai già pensando non alle trasferte chiaramente, no, ma al tuo giocattino? No, sì, certamente, purtroppo come ho scritto nell'editoriale del tirottino appunto finale, è stata una corsa molto breve perché appena iniziata questa nuova avventura abbiamo dovuto interromperci, però ovviamente l'appuntamento al prossimo anno, così come con la Grande Pro che aspettiamo notizie, però se tutto va come deve andare magari potremo anche tornare tutti insieme a tifarla e non solo tramite SportTube per porte chiuse. Certo, Andrea, statistiche, tu hai in mente un qualcosa per settimana prossima da svelarci in anteprima? Che bella domanda che ti ho fatto. Il playoff, il consiglio federale. Attendiamo il consiglio federale e soprattutto per capire, per fortuna noi non c'entriamo niente con la, come decideranno per la retrocessione dell'ultimo posto e per i playout, perché lì sicuramente ci saranno ricorsi e ci saranno tante polemiche. D'altra parte io l'avevo detto, se vi ricordate, un po' ormai un paio di mesi fa, che non vorrei essere nei panni di chi deve decidere, perché ragazzi è una situazione del genere è davvero difficile da accettare, perché sicuramente una che era ultima adesso avrebbe potuto magari inanellare dei risultati positivi e raggiungere i play-out, oppure uno che poteva aggiungere i play-off, o addirittura chi era già a buon punto come eravamo noi poteva incappare in partite storte e rischiare. Va bene di andare così, Mauro. Ma per noi assolutamente sì, certo, è proprio, siamo stati rilassati dai, in questi mesi. Per fare meno scontenti hanno tolto l'idea di fare la retrocessione diretta e sembra che l'ultima in classifica faccia almeno i play-out, in modo che sennò davvero era per molti inaccettabile. Forse è la soluzione migliore, sì, quella. Direi che in un certo senso è giusto così, ecco. Poi assolutamente. Può succedere di tutto, di più, di meno, tutto quello che si vuole, però ragazzi, cioè, è dura decidere. Però uno è presidente di una Lega, ci sono i presidenti che tutti assieme cercheranno di... ci sarà una maggioranza, e ragazzi, il problema saranno loro. Al di là delle penalizzazioni, già ci saranno di avvisi di Covisoc, che abbiamo letto nei giorni scorsi, Siena ed altre squadre, se non sbaglio, che già hanno dei problemini. Vabbè, Andrea, una pillola per chiudere, Andrea Macchi? No, nessuno. No, vabbè, dai. La settimana prossima cercheremo di avere qualche ospite, ma ricordiamo, se qualcuno vuole partecipare, 349-190-58-53 con un video, con un messaggio, che oppure sulla nostra pagina Facebook, Bianco-Blu, noi siamo ben disponibili a mandare in onda chiunque, perché come vedete ancora siamo ognuno da casa nella propria abitazione in giro per cercare di portare avanti la nostra Bianco-Blu e la nostra trasmissione. Siamo arrivati in fondo, i 20 minuti volano. Grazie ad Andrea Macchi. Grazie a voi, buona serata. Grazie Andrea Calvi. Grazie, buona serata a tutti. E a te Alessandro, grazie. Grazie come a voi. Noi ci rivediamo sempre dagli schermi di Rete 55 tra 7 giorni. Buona serata a tutti.